Al primo posto la persona, sempre. Infermieri e operatori sociosanitari si sono dati appuntamento al Museo Comunale di Rimini per un convegno incentrato sulla qualità dell'assistenza e dell'integrazione professionale. Una giornata di stimolante confronto organizzata dall'Associazione Antonella Santullo nel ricordo dell'indimenticata direttrice infermieristica dell'AUSL Romagna, scomparsa prematuramente nel 2017. Antonella per noi era un punto di riferimento, lo era in vita e lo è adesso che non c'è più e, come le abbiamo detto, vogliamo continuare quello che era il suo mandato, la sua traccia, la sua ragione di vita. Lei ci ha sempre spronato nella formazione, nel continuare ad crescere professionalmente per l'obiettivo primario che è il bene del nostro paziente. Questo è l'obiettivo. E perché noi abbiamo voluto questa giornata con questo corso e con questo titolo? Alla luce delle nuove normative legislative, sia per l'infermiere con il codice deontologico, sia per gli operatori sociosanitari e per capirci gli OSS, noi parliamo di integrazione professionale. Integrarsi vuol dire lavorare insieme nel rispetto delle normative legislative e delle competenze, ma il tutto deve coinvolgere in un'unica continuità assistenziale per il beneficio dei pazienti. Negli ultimi 20 anni tutte le professioni sanitarie hanno avuto uno sviluppo ed una crescita molto importante. Hanno qualificato il loro ruolo, hanno esaltato le loro competenze, insomma lavorano meglio. E questo per la qualità complessiva della presa in carico di chi sta male è fondamentale. Adesso devono dimostrare di stare insieme, di essere capaci, di avere la maturità di stare insieme, di integrarsi, come si dice, e di fare in modo che ci sia una percezione da parte di chi sta male di continuità dell'assistenza. E quindi mettere da parte esasperazioni, lotte di classe, tra virgolette, e convergere sull'unica missione vera e possibile, che è quella di curare i nostri pazienti. Questa è la sfida. Il tema che è stato scelto oggi in questa giornata in memoria di Antonella Santullo è un tema a cui lei teneva in modo particolare, quello della qualità dell'assistenza, poiché è verissimo che la qualità dipende molto dalla capacità che gli operatori hanno di integrarsi e di collaborare nella pratica assistenziale. Per cui parlare di integrazione infermiere OSS, anche se sembra o pare un tema ormai discusso e dibattuto da tempo, rimane sempre nuovo, perché è importante chiarire che oggi più che mai l'integrazione non solo fra infermiere OSS ma su tutte le figure professionali diventano fondamentali perché i bisogni dell'utente sono sempre più complessi, sempre diversi e anche concorrono delle competenze proprio necessarie per rispondere al bisogno complesso. In particolare mi sento di dire che è importante il confronto di oggi su questo tema, perché un rischio che abbiamo sempre sostenuto come professione infermieristica è quello di non perdere la consapevolezza di quanto la responsabilità nella assistenza complessiva all'utente rimanga comunque in capo all'infermiere, e quindi la collaborazione diventa fondamentale fra questi due operatori. Noi come Ordine delle Professioni Infermieristiche siamo qui oggi a promuovere questo evento in collaborazione con l'Associazione Antonella Santullo e l'ASL Romagna, proprio perché come Ordine, rappresentanti di una categoria professionale e a tutela dei cittadini, per noi è necessario che tutto quello che riguarda l'assistenza che viene erogata ai cittadini sia correttamente indicata e individuata in quelle che sono le responsabilità.
L'infermiere è colui che pianifica, che valuta, che eroga delle prestazioni. L'OS è colui che collabora con l'infermiere nell'esecuzione di attività tecniche. Qui è essenziale che i cittadini sappiano che queste figure rappresentano per loro il cardine fra quello che è il loro bisogno di salute e il recuperare, il loro stare meglio. L'Ordine è entusiasta di essere parte di questi eventi perché ci permettono di dimostrare ai cittadini quanto siamo forti nella formazione, nel desiderio di trovare modelli innovativi per i nuovi bisogni di salute dei cittadini, di una popolazione che invecchia, di una popolazione che ha sempre più bisogno di persone in grado di risolvere i loro problemi di salute, i loro bisogni di salute. Gli infermieri intanto in Italia sono oltre 450.000, quindi la prima professione sanitaria in Italia. Ecco, gli infermieri sono dei professionisti sanitari, ovvero sono delle persone che per poter lavorare sia in ospedale, sia a domicilio, sia nelle residenze sanitarie, nelle comunità, devono avere tre cose. Uno, una laurea in infermieristica. Due, un profilo dove è specificato che cosa devono essere e fare. E tre, un codice deontologico dove viene detto esattamente qual è il loro ambito di lavoro. Gli OS invece sono delle figure tecniche di supporto. In Italia sono oltre 200.000 e aiutano gli infermieri nella loro attività assistenziale, occupandosi in particolare dei bisogni di salute della persona. Gli infermieri invece sono responsabili dell'assistenza infermieristica, quindi di tutto il complesso delle attività che riguarda proprio l'assistenza infermieristica. La cosa che ci unisce è innanzitutto la persona assistita con i suoi bisogni e quindi è fondamentale davvero fare squadra. Allora, la squadra non si fa sulle parole, ma si fa sulle azioni concrete, dove ognuno ha il proprio mandato, ognuno ha il proprio ambito di competenza, rispettando il quale si riesce a lavorare molto bene insieme. Ogni professione sanitaria, adesso oggi noi parliamo di infermieri e di operatori sociosanitari, gli OS, ma anche tutte le altre 30 professioni, quindi medico, fisioterapista, ostetrico, eccetera, ha come cuore, come centro fondamentale la persona da assistere. Ecco, e ci tengo molto che quando parliamo di persona con bisogni di salute non è solamente l'individuo singolo, ma è anche la sua famiglia, ma è anche le persone che gli stanno attorno. E attualmente queste persone ulteriormente al centro perché non hanno solo problemi acuti, no? Dove passano nell'arco di qualche giorno con un intervento chirurgico o qualcosa, ma soprattutto problemi cronici che richiedono quindi un'assistenza continua negli anni, e questo è quello che fa la differenza per sentirsi in buona compagnia ma soprattutto in buone mani. Le leggi ci dicono chiaramente che il nostro mandato è che il tempo di relazione è un tempo di cura, cioè stare insieme con la persona, ascoltarla, sentire i suoi bisogni, educarla anche magari a livello sanitario. Pensi per esempio alle persone che hanno un diabete e che devono cominciare a capire come effettuare le proprie iniezioni piuttosto che la somministrazione di un farmaco, piuttosto che un bambino che ha una patologia magari di tipo importante. Ecco, questa educazione, questa relazione che si chiama non a caso terapeutica, cioè che serve a guarire, è uno degli aspetti prioritari in questo momento, soprattutto nelle patologie croniche e nelle patologie che continuano nel tempo, magari anche di tipo palliativo, no? Quindi il passaggio è da un'assistenza di tipo tecnico a un'assistenza proprio che sia educativo, relazionale e tecnica. Con gli infermieri, con gli OS, è fondamentale parlare ed è fondamentale trovare un tempo reciproco per parlarci e per dirci cosa noi abbiamo bisogno. Professore, ci possono essere delle zone d'ombra a livello di competenze tra infermiere e operatore sociosanitario? Allora, sulla carta non esistono zone d'ombra, perché in questa normativa del 2001 a cui facevo cenno sono indicate chiaramente le mansioni dell'operatore sociosanitario, e queste mansioni sono attività di carattere
esecutivo e o relazionale nei confronti del paziente che non fanno più parte, ormai ripeto da una ventina d'anni, delle competenze dell'infermiere professionale. Oggi l'infermiere è un professionista che organizza, gestisce, decide i progetti, decide la pianificazione e l'operatore sociosanitario è un collaboratore competente dell'infermiere, ma sostanzialmente rispetta la pianificazione che fa l'infermiere e l'organizzazione generale, quindi in linea teorica non ci sono sovrapposizioni. In alcune strutture, e io non sto parlando qui della situazione della Romagna, parlo di situazioni esterne a questa regione, può capitare che per difficoltà di disponibilità o di infermieri o di operatori sociosanitari vi possa essere confusione nelle attività reciproche, ma sono questioni che dovrebbero essere assolutamente temporanee, legate a difficoltà di reclutamento del personale. Però in alcune zone il problema diventa endemico per difficoltà di reclutare o operatori o infermieri, allora sì, può capitare che svolgano competenze reciprocamente dell'uno o dell'altro, ma questa è una situazione sulla carta illegittima, a meno che non siano situazioni del tutto eccezionali e temporanee. E comunque la situazione eccezionale può essere che l'infermiere si trovi a svolgere mansioni dell'OSS, mentre non dovrebbe mai capitare che l'OSS, che è un tipo di formazione non a livello di quello infermiere, svolga delle funzioni superiori che sono quelle tipicamente infermieristiche. La organizzazione non consente alle due figure di svolgere ciascuna le proprie attività. Io le posso testimoniare di regioni diverse da questa, in cui gli infermieri sono letteralmente costretti a svolgere attività che non sono loro, e allora qui si possono creare dei problemi. Però se si creano problemi, sono problemi che sono condizionati da, direi, inadempimenti da parte della struttura sanitaria, che non acquisisce numero sufficiente da un lato di operatori e dall'altro lato di infermieri. Sono un infermiere dall'87 e nel corso della mia carriera ho fatto sia il coordinatore, in questo momento mi trovo a svolgere funzioni dirigenziali, quindi sono sempre un infermiere con un ruolo dirigenziale. Ho trovato un terreno molto fertile e stiamo lavorando con la mia squadra, ho 19 collaboratori in direzione infermieristica e stiamo cercando di portare avanti quello che Antonella ha trasmesso a tutto il gruppo, e quindi le evidenze nostre le dobbiamo portare sulla pratica quotidiana. La differenza sta nel fare squadra e rispondere e prendersi in cura il nostro, la persona assistita, persona che tutti i giorni noi troviamo in tutti i vari setting, dal pronto soccorso alle degenze. Se l'infermiere, pur avendo due funzioni diverse, sono comunque due figure complementari nell'assistenza che si completano vicendevolmente, quindi così l'infermiere riesce a svolgere tutte le sue attività di pianificazione, di verifica, per verificare i risultati, però senza il supporto dell'OS che svolge quelle funzioni, quelle attività semplici a cui, che noi gli attribuiamo, è fondamentale, insomma, soprattutto conoscerci vicendevolmente come figure per poter arrivare a mirare sull'obiettivo sul paziente. Al centro di tutto rimane fondamentalmente la persona che noi dobbiamo assistere. Visto che si lavora insieme, devi partecipare sin dall'inizio a questo processo, non solamente nel momento in cui devi fare qualcosa, ecco, ma sin dall'inizio partecipare alla pianificazione, ecco, del lavoro che viene svolto sulla persona. E anche la relazione diventa un momento di cura ed è molto importante, non è tempo perso. Il momento che noi dedichiamo appunto alla persona oppure al parente, nel momento in cui spieghiamo alcune cose, ecco, questo secondo me è molto importante.
Lei è stata la nostra guida, è stata personalmente anche una mia collega e lei ci ha sempre insegnato a lavorare sulla base dell'evidenza, delle competenze. Questo sarà sempre il nostro pensiero e sarà sempre la nostra guida futura e noi vogliamo continuare in tal senso. Oggi tanta partecipazione, gli spunti sono stati diversi, sono stati tanti, sono stati sicuramente spunti professionali che vanno dal definire chi fa che cosa, dalle responsabilità di l'uno degli altri, ma soprattutto sono stati spunti riguardanti anche l'elemento sociale e l'elemento culturale dell'integrazione.